Sì, hanno collaborato con noi a Stretto Braccio, due tirocinanti molto in gamba, Chiara Russo, che si è occupata di digitalizzare e selezionare le immagini della mostra Barivecchia, Michele Colaianni, che si è divertito a scegliere i soggetti di tutte le fotografie esposte della fototeca, guidato ovviamente per quello che riguardava diciamo, la storia dei supporti tecnici. Mi presento, mi hanno già presentato, comunque sono Simona Cicala, sono funzionario, restauratore e conservatore della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari. Tra i vari incarichi ho quello di essere responsabile della fototeca. La fototeca di Bari, come ha detto la sovrintendente, è una raccolta di immagini storica, perché nasce con l'allora sovrintendenza alle gallerie e monumenti della Puglia, quindi noi abbiamo le foto di tutto il patrimonio pugliese, regionale pugliese, dalla fine dell'Ottocento al 2000 fondamentalmente. In questa fototeca vengono moltissimi a fare ricerche. I primi che esporranno in questo seminario sono un gruppo di laureati, erano un gruppo di laureandi, adesso sono dottori architetti, che cercavano delle fotografie storiche che documentassero le varie fasi evolutive della cattedrale di Bitonto. Ne hanno trovate un'infinità e da qui è nata una collaborazione con la sovrintendenza, una convenzione con la sovrintendenza per aiutarli nel loro obiettivo, cioè quello di elaborare un modello tridimensionale partendo dalla fotografia storica. Si parla tanto di digitalizzazione, si parla tanto di tecnologie digitali innovative. Allora, il focus di questo seminario è quello di relazionare le tecnologie digitali innovative alla fotografia storica, cioè vediamo che cosa si può fare con la fotografia storica. E inoltre, altra cosa importantissima, tutti quelli che venivano in fototeca non sapevano l'uno dell'esistenza di dell'altro. Raccoglievo, diciamo, quelli che erano i loro studi, quelli che erano le loro finalità. Loro sono arrivati tutti a realizzare dei prodotti ed oggi per la prima volta si ascoltano tra di loro, alla presenza anche di un funzionario dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Simona Turco, che è venuta da Roma oggi qui proprio per osservare queste realtà di alto livello del territorio pugliese. Dunque, chiamo subito i ragazzi del Politecnico di Bari, gli architetti, per il primo intervento. E grazie a tutti.